Avevi detto che non avresti più messo piede in Texas. Lo so, non te l'aspettavi. Da te mi aspetto questo ed altro. Perché sei tornato, Mr. Hollywood? Mikey, bentornato a casa! Il suo ultimo impiego risale a 17 anni fa. È un buco non da poco. Ho lavorato quasi tutti i giorni negli ultimi 17 anni. Sarò sincero con lei, sono un attore di film per adulti. Scusi, come? Benvenuti amici cinefili, benvenuti qui su Fotogrammi per una nuovissima video recensione e non posso essere più felice ed entusiasta di come mi sento adesso perché finalmente è arrivato al cinema l'ultimo film di Sean Becker, presentato nel 2021 al Festival dei Cannes e poi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma è arrivato Red Rocket. Sean Becker, per dirvi due parole, è un regista che adoro e secondo me è uno dei registi più interessanti del cinema indipendente americano. È salito la ribalta prima con Tangerine e poi con chiaramente Florida Project, Un sogno chiamato Florida, che è stato anche nominato agli Oscar grazie a una interpretazione magnifica di Willem Dafoe, e qui con Red Rocket fa centro perché riesce a costruire un film che all'apparenza è scanzonato, comico, tragicomico e un poco demenziale, ma che è sotto sotto una pesante critica e rappresentazione di ciò che l'America è diventata e del perché abbiamo avuto 4 anni di amministrazione Trump e perché i problemi dell'America non sono ancora finiti. Quindi questo viaggio nelle periferie, nella sottoproletariato americano continua seguendo la storia di un personaggio totalmente folle, possiamo dire, ma estremamente coerente, un diciamo ex pornatore, un finito in disgrazia, che torna a casa malmenato, manconcio, sporco, senza una lira, un quattrino, torna da Los Angeles a piedi con i pullman e tutto e si presenta a casa della ex moglie. Ecco, già solo l'inizio, questa sequenza iniziale è topica, è incredibile e leggendaria. Sulle note scanzonate e cariche della canzone Bye Bye Bye, il personaggio arriva lì sereno e fa già ridere e viene immediatamente cacciato via con tanta violenza e aggressività dall'ex moglie che non ne vuole sapere. Riabito con mia moglie da una settimana. Che chiamo fai? La polizia! 10, 9, 8! Abbiamo deciso di provarci un'altra volta. Davvero? Mi serve solo un letto per qualche giorno? Cosa vuoi che sia? Mikey, ficcatelo nel culo! Il registro è chiarissimo, c'è un'ironia. Capiamo già come andrà il film, che sarà molto scoppiettante e vivace. Da qui in poi lui riesce pian piano a guadagnarsi giorno per giorno, diciamo, il pane, quei pochi soldi per garantirsi la vita quotidiana, ma non abbandona il sogno di tornare a Los Angeles glorioso nel mondo che l'ho accolto per 17 anni e farà l'incontro di una ragazzina 17enne che è una cassiera che si fa chiamare Strawberry in un donut shop, che in modo molto disinibito, ammiccante, confida a lui che vuole scappare dalla realtà provinciale, non l'ho detto, del Texas, siamo a Texas City, e quindi il nostro protagonista, ovvero Mickey Saber, capirà che potrà cogliere, la vita gli ha presentato una seconda possibilità. Adesso sulle dinamiche dei due non voglio raccontare altro, entrare in merito più profondamente nel senso del film. Come ti chiami? Tutti mi chiamano Fragola. Tu sei una specie di extraterrestre qui, lo sai? Non giocare con me. Non gioco. Dove sei stato? In un bel posto di nome non sono cazzi tuoi, è in Texas. Spero ti sia divertito! Perché questo film mi ha esaltato, mi è piaciuto così tanto da consigliarvelo assolutamente. E con l'augurio che sia trasmesso, proiettato in più sale possibili. Chiaramente è un film indipendente e quindi purtroppo la distribuzione sarà limitata. Perché è un film che va controcorrente, contro quella cultura della cancellazione che in America viene chiamata cancel culture, che ultimamente sta appiattendo il livello di rappresentazione dei film, soprattutto il cinema indipendente americano, che era un cinema che è molto progressista in quest'ultimo periodo per paura di perdere fondi, di finire sulle liste rosse, mettiamola così, ricordando un po' il maccartismo, tende ad appiattirsi, a ridurre quei temi magari anche provocatori con cui far riflettere o lanciare dei messaggi, analizzare la società, e quindi si crea un appiattimento. Qui Sean Becker se ne frega e riesce a portare la sua critica
alla società americana, la sua anzi più che critica, la sua rappresentazione critica di uno spaccato, di sottoproletariato, di società americana anche in parte abbandonata, e lo fa con una narrazione, con una sceneggiatura cofirmata a Chris Bergoch, che ha curato anche la sceneggiatura dell'ultimo film. Quindi con questo senso riescono a costruire una favola attorno a un personaggio assolutamente spregevole, che è egoista, narcisista e soprattutto manipolatore. Ma la cosa bella sta che noi ne siamo attratti per la sua natura, per la sua umanità, perché è un eterno sognatore che crede continuamente in una seconda possibilità, nel karma. È una via di mezzo tra un Don Quixote e un Casanova della pornografia, e quindi è un personaggio che davvero è affascinante. Però questo personaggio che viene costruito in primis con il mondo del porno, quindi lui utilizza linguaggi, terminologia, attitudini nel mondo del porno che a di primo acchito un normale spettatore potrebbero un po' disturbare, qui è già qui la prima critica, utilizzando una via, un mezzo di comunicazione diverso dal solito, del politicamente scorretto. E andando avanti si entra poi nella critica, nella rappresentazione della società texana, in modo molto beffardo e esasperato, una società che di provincia, contadina, violenta, volgare, un po' lasciata a se stessa, ricca di pregiudizi, aggressiva, iraconda e violenta. E si vedono poi dei paesaggi in cui ci sono ancora gli squarci di campagna elettorale e della presidenza elettorale di Trump. E qui c'è un grande gioco, non solo di sceneggiatura, di caratterizzazione del cast, dei personaggi, ma soprattutto anche dei paesaggi. I paesaggi si alternano con la natura, con i paesaggi industrializzati che distruggono, opprimono il nostro animo, fino poi ai quartieri color pastello della nostra giovane protagonista Strawberry. Due paroline sul cast eccezionale. Sean Baker, ogni volta utilizzando attori o non professionisti o comunque attori abbastanza sconosciuti, è riuscito a creare dei grandi film, delle grandi alchimie. Qui riesce a pescare Simon Rex, che per chi è amante della musica, dell'hip hop rap americano, si fa chiamare anche con lo pseudonimo Dirt Nasty, ed è, diciamo, l'attore che è spuntato più volte in Scary Movie, che riesce a dare anima e corpo e quella vivacità demenziale, comica e tragica, a un personaggio che sarà sempre indimenticabile. E poi voglio fare una menzione a Susan Son, che diciamo è alle sue prime armi con i lungometraggi cinematografici e riesce a regalarci un personaggio provocante, ammiccante, disinibito, ma allo stesso tempo con quella forza propositiva, con quella voglia di vivere, di sentirsi vivo, di fuggire verso nuove speranze. Tutto questo, diciamo, oppresso da un senso di rassegnazione, perché si parla comunque, alla fine c'è un sottofondo di un'America in cui i desideri sono falliti, in cui ogni impresa che si tenta di iniziare è già persa in partenza, in cui però ognuno dei nostri personaggi cerca di fare qualcosa per sentirsi vivo. Ecco, penso in questa velocità, in questo entusiasmo di avervi trasmesso questo turbine di anticonformismo, di vivacità e di scorrettezza, anche un po' di malvagità, di manipolazione, di ironia, di pop che questo film riesce a trasmettervi. Nota tecnica: è stato girato in 16 mm, quindi in pellicola, con una fotografia volutamente molto underground, sporca, e quindi restituisce anche un cinema, una visione che è molto più vicina forse a quelle realtà che si vogliono narrare. Quindi questo è un film che conferma la continua crescita di Sean Baker e la sua continua affermazione come grande autore, e non vediamo l'ora di vedere altri suoi film. Con questo correte al cinema, fateci sapere cosa ne pensate e viva come sempre il cinema. Ciao! È una gran figata. Hai detto vaffanculo, mi farò pagare per fare quello che mi piace di più. E almeno finché non farei del male a nessuno, fa come ti pare. Non ho paura di affrontarvi, non importa! Ma che cazzo? Ma colpita alla sprovvista, l'avrei mandato lungo al 100% quello. Cazzo, scusa il linguaggio. Ho perso il controllo della situazione. E sono stata tanto così dal farmi sparare. Ah, ve lo giuro, tanto così. Allora, no, fermo! No, lascialo! Ah!
Sei una persona non gradita.